Porque me enseñas caminos que ando con el corazón. Llena mi alma contigo y mi vida no es de Dios razón. ¿De qué me sirve tanta luz, tanto fuego, tanto amor? Si al final estoy ciego y mis hechos apagan tu calor. ¿Por qué me hiciste tan fuerte y me diste tanta convicción? Si lo que produzco es muerte y soy causa de contradicción. Lo que aprendí, conocimiento de lo que viví, sabiduría. Y cuando quiero vivir tu evangelio, yo siento que miento, que es teoría. Lo que aprendí, conocimiento de lo que viví, sabiduría. Y cuando quiero vivir tu evangelio, yo siento que miento, que es teoría. ¿Cuál es la razón para quererte? ¿De dónde la sed para buscarte? Si eres tú quien me da la sed de ti, desnúdame. Que con la mente limpia y el corazón abierto, un día me encuentre muerto a mí. En mi pobreza y en mis miedos, en mi locura y en mis retos, te pido a ti, Dios, bendiga, hazme mi nada, fuente viva. Lo que aprendí, conocimiento de lo que viví, sabiduría. Y cuando quiero vivir tu evangelio, yo siento que miento, es teoría. En mi pobreza y en mis miedos, en mi locura y en mis retos, te pido a ti, Dios de mi vida, hazte mi nada, fuente viva. Buongiorno famiglia. Benvenuti ancora una volta, come sempre, tutti i martedì in questa nostra cappellina, dove celebriamo l'oro del mattino, che è l'inizio e l'alba della nostra giornata, fatta da un sole particolare, un sole interiore ed esteriore, la parola di Dio è agilmente commentata in questi giorni feriali. È il nostro buongiorno, ma è anche il buongiorno fatto a un altro oro, che è la presenza reale, viva, del Signore Gesù, risorto in mezzo a noi attraverso questo tabernacolo tenda che contiene appunto Gesù stesso, che cammina in mezzo a noi, cammina in mezzo al popolo e si accontenta non di un tempio ovviamente, non desidera un tempio di pietre sontuose, doni votivi, cose da ammirare, ma piuttosto qualcosa di realmente esistenziale, adattato al corpo dell'uomo e al suo pellegrinaggio, che è appunto una tenda che si spicchetta, no? Per il giorno dopo, per la giornata di cammino nel deserto. Allora iniziamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Vangelo di oggi è da Luca, Evangelista Luca, capitolo 19, i primi 10 versetti. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo.
Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, in questo brano di Vangelo, che abbiamo ascoltato e commentato altre volte, ritroviamo una figura emblematica, estremamente vicina a noi, e forse sotto certi punti di vista più vicina a noi ascoltatori che al contesto nel quale Gesù incontra e l'Evangelista narra. Zaccheo è un uomo di tutti i tempi e ci colpisce però perché dinanzi a Zaccheo c'è un Gesù, come sempre, imprevedibile. Non ci aspetteremmo una soluzione del genere a un caso così complicato che è rappresentato da questo piccolo uomo impuro. Il contesto poi nel quale avviene questo brano è quello di un'entrata decisamente affollata, forse caotica, di Gesù all'interno di Gerico, nella città. Quindi un contesto particolarmente animato, dove lo sguardo di Gesù poteva certamente soffermarsi su decine o centinaia di persone diverse che con le loro necessità protendevano le mani verso di lui, no? Bisognose di cura, di aiuto. E invece Gesù in questo momento imprevedibilmente alza lo sguardo, e lo alza, potremmo dire, ad altezza di uomo, in realtà lo alza verso la chioma di questo albero, sul sicomoro, ma è sempre uno sguardo ad altezza di uomo. La meta improbabile non è solo l'albero, ma è questo piccolo uomo nel folto delle foglie del sicomoro, Zaccheo, salito più o meno maldestramente. Insomma, nel bel mezzo della popolarità, dove Gesù avrebbe potuto, non dico bearsi, ma sicuramente essere distratto dal folto dei seguaci che lo acclamavano, Gesù si va a complicare l'esistenza, perché pone lo sguardo non su coloro che lo adorano, ma su un essere che sta incuriosito, appollaiato su un ramo, tra l'altro un piccolo essere impuro, perché il Vangelo lo qualifica come un peccatore pubblico, un pubblicano appunto. Gesù, insomma, deve aver visto qualche cosa che noi non abbiamo visto, che noi non siamo abituati a vedere quando guardiamo una persona. E Gesù lo spiegherà subito dopo. Anche lui è figlio di Abramo. Dice Gesù con una forza che deve aver colpito sicuramente l'uditorio. È come dire: guardate che dentro all'impuro c'è un figlio di Abramo. Dentro a colui dal quale voi distogliete lo sguardo, perché al solo guardarlo vi imbarazzate, essendo appunto un peccatore pubblicamente riconosciuto come tale, uno che toccava il denaro e lo strappava dalle mani del popolo di Israele per riversarlo un po' nelle sue tasche, un po' nelle casse dell'impero romano, dentro a questo impuro c'è un figlio di Abramo. Cioè, dentro a ciò che è corrotto e che noi giudichiamo corrotto, oppure definitivamente compromesso, irrimediabilmente compromesso, dentro a questa corruzione c'è una purezza. Ecco, Gesù vede sempre qualche cosa di diverso, di più profondo, di più bello. Scova la bellezza lì dove apparentemente non c'è, dove magari sembra perduta in modo definitivo. E questo sguardo non può non innamorare, perché è uno sguardo che ti guarda dentro e che se guardava Zaccheo in questo modo, se lo osservava, estirpandone in qualche modo la impurità, questo è lo sguardo di Gesù nei nostri confronti. Lo scopriamo nella preghiera, quando ci sediamo e attendiamo al puro pregare, senza condizionamenti del fare, senza mettendo un po' a tacere quei progetti, quei pensieri provenienti dalla nostra intelligenza, dal nostro intelletto che organizza ossessivamente le cose e le giornate intorno al fare, ci possiamo accorgere, carissimi fratelli e sorelle, di essere guardati dentro, esattamente come Zaccheo fu osservato, ma fu osservato in un modo integrale, al di là dell'impurità, della peccaminosità, della fragilità, al di là anche dell'adulto strutturato. È questo che Gesù ha visto
Dentro al corrotto c'è un puro, e dentro a colui che è peccatore c'è un'anima bisognosa di redenzione, e dove la possibilità della redenzione, della salvezza, della libertà c'è già, esiste, esiste e viene traguardata. Si stabilisce un ponte misterioso e meraviglioso con la purezza che hai dentro, che anche nell'occhio più abituato al male, nell'occhio più distolto dalle buone azioni, dalla rettitudine, esiste questa purezza originaria. E questo link meraviglioso forma come un arcobaleno, un'alleanza con te. Ti solleva il cuore, ti senti guardato, amato, amata, come nessuno ha mai fatto prima. E cosa succede con Zaccheo? Dentro a quell'adulto strutturato, questa è la cosa, credo, interessante, o comunque un filone attraverso il quale ascoltare questa parola di Dio di oggi, dentro all'adulto strutturato c'è un bambino fragile, è vero, come i bambini sono necessariamente affidati alle cure degli adulti, no? Fragile ma anche agile, ecco, decisamente agile, e con la curiosità del bambino. Questo filone è molto interessante. Pensate che Gesù, o ricordiamo insieme, che Gesù ha sempre messo al centro i bambini, dicendo ai suoi discepoli, malati di adultità e di autonomia e di autoaffermazione, che dentro il perimetro disegnato dai bambini che si trovano attorno a Gesù c'è il regno di Dio, che per l'appunto coincide con Gesù, con la sua presenza viva e efficace. I suoi discepoli erano adulti induriti al pari degli altri. Per entrare in questo perimetro, nel regno di Dio, bisogna ritornare come uno di loro. E chi ascolta uno di loro ascolta me. Sono testi ridondanti nei Vangeli. Ecco, Zaccheo quindi in questo brano rivela un miracolo incredibile, proprio dell'età adulta, ovvero abbandona le vesti dell'adulto, che sono quelle che lo fanno apparire in un certo modo, quelle che rivestono il peccatore pubblico e lo rendono riconoscibile come tale a tutti gli altri pubblicamente, è la veste dell'adulto che è legata alla sua professione di esattore, anzi capo dei pubblicani addirittura, e cosa succede? Sale come un bambino giocoso, sale su un albero. E questa scompostezza che raramente si trova nell'adulto, e l'adulto potrebbe aver timore di essere deriso per la goffaggine con cui si muove, nel gioco, nel salire su un albero, nel prestarsi a fare il bambino, ecco, questa scompostezza ha il sapore di un'infanzia. Non si rimane infanti, si ritorna infanti recuperando ciò che di buono è chiaro, nitido, esiste nell'essere bambini. Insomma, la scena, carissimi amici, non è una scena, è proprio un fotogramma. Me lo immagino così. È un fotogramma che descrive, disegna in un modo efficacissimo non l'uomo Zaccheo, ma il bambino Zaccheo. E credo che sia per questo che Gesù lo riconosce, lo scova, lo guarda, lo ama. Cioè, tra tutti, come spesso accade in un consesso di persone, quando ci sono famiglie riunite, si sta con amici, cosa succede? Abbassiamo lo sguardo sul bambino, che esige quasi la nostra attenzione, ma anche un po', oltre a reclamarla, ma naturalmente ci si posa, perché abbiamo qualche cosa di infantile o di piccolo più che di infantile, in senso spirituale, mettiamo, in noi, che cerca costantemente quella vitalità, quella relazione attiva con la vita, con l'esistenza, quel modo di muoversi irriflesso, che è tutto fatto di sentimenti, di gioia o di dolore esasperati, e dove il soggetto dialogante non è l'intelletto, il soggetto dialogante con la realtà, ma nel bambino il soggetto che dialoga è il bambino tutto intero, comprensivo di quel corpo che spesso giace dimenticato e che ancora dobbiamo recuperare, questa corporeità, il rapporto corporale con l'esistenza. Quindi Zaccheo, nel rapporto con quell'albero, anche semplicemente salendoci sopra, rivela qualche cosa del bambino Zaccheo,
che appunto è mosso dalla curiosità di vedere Gesù. È l'adulto curioso che si muove. E Gesù non può non rivolgere lo sguardo a lui, perché deve avere qualche cosa di profondamente attrattivo. E per Gesù sappiamo che attrattivo non è solamente la curiosità, non è solamente il peccato dell'uomo, che certo non lo attrae, ma è incline a quel peccato quando scova al suo interno la curiosità e il desiderio della salvezza, della liberazione, di un ritorno ad un'innocenza, ad un rapporto primario con Gesù, intero, senza riserve. Ecco, amici carissimi, c'è anche una semplicità che fa parte di questo brano e che irradia da questa figura goffamente appollaiata sull'albero. Crescendo, quando siamo diventati adulti e ci siamo ben strutturati, abbiamo iniziato a sentire tutti una nostalgia di semplicità. Ma quand'è che ci siamo complicati la vita, carissimi amici? Si può essere anche semplicemente universitaria, non è un problema da quarantenni o da cinquantenni. A vent'anni ti potresti domandare, ma da quando è che la vita si è complicata a questo punto, o me la sono complicata? Dove abbiamo perduto, in quali meandri, la semplicità dell'esistenza? E quest'uomo, Zaccheo, una volta conformato all'uomo adulto, per sembrare la persona autorevole e rispettabile che doveva essere, il capo dei pubblicani, a un certo punto si lascia destrutturare dalla sua stessa curiosità e compie un gesto che sembra molto domenicale, no? Fuori dal lavoro, a riposo dal lavoro, Gesù sta passando, è una domenica, promessa della risurrezione, e lui sale sull'albero, appunto, facendo una cosa da bambini. La curiosità è una cosa semplice. Alla curiosità si accompagna anche lo stupore, perché quando siamo complicati, oberati dallo stress di ciò che facciamo, formati e soprattutto condizionati dai frutti delle nostre opere, dal fare, perdiamo di vista la semplicità dell'essere in questo momento, del vivere un po' più lentamente, del godere o del soffrire in una forma anche forte, intensissima, come fanno i bambini, del momento attuale e presente. È un po' uno dei criteri, anche questo, che destruttura la vita adulta. Il criterio dell'essere e non del fare. Ce lo siamo detti tante volte, me lo dico per primo, ve lo posso anche ripetere, prima l'essere e poi il fare. Bene, padre, in cosa si traduce questo grande mistero che è la scoperta dell'acqua calda, sembrerebbe, oppure un discorso di filosofia pratica, ma difficile da realizzare quando tutti quanti siamo immersi in una realtà esigente, che ci interpella a partire dalle prime ore del mattino e forse ci lascia liberi per l'ora di cena, forse. La logica del fare è la logica dell'adulto, è la logica della produttività. Sono i vestiti per cui Zaccheo sembra il capo dei pubblicani, deve apparire assolutamente rigoroso a quel profilo per gli altri. Ma è una logica lontana dal bambino, il quale invece, siccome gli altri fanno per lui, il bambino ha tutto il tempo per essere. Giocare, per esempio. Giocare, che al pari della preghiera è un'attività che non si può monetizzare, è inutile. Il bambino gode in modo strabiliante dell'attimo presente, oppure anche ne soffre terribilmente. In potenza ci sono anche tutti gli elementi dell'egoismo, dell'autocentratura dell'adulto, ma allo stesso tempo c'è tutto lo spazio per essere nel mondo secondo ciò che è presente in quel momento. Per cui l'esperienza della gioia, del dolore e dello stupore e del sorriso e della risata fragorosa sono veramente parte dell'individuo giovane, del bambino. Non c'è la costruzione intellettuale, non c'è la riserva mentale, non c'è l'interpretazione delle cose, ma c'è una immediatezza di contatto con la realtà, che è la stessa che sembra accada esattamente a Zaccheo,
Zaccheo ha messo su un impero economico perché si faceva ricco della sua missione e ha messo su molto. Ma nel momento in cui Gesù lo incontra, o meglio incontra il bambino Zaccheo, l'adulto si spoglia, si sveste. Infatti, in un modo incredibile e stupefacente, il brano evolve in un modo rapido verso la fine, dicendo che, siccome in questa casa è venuta la salvezza, dice che do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Ditemi voi se questa non è una svestizione dell'adulto. E si alleggerisce. Gesù entra nella tua vita e tu ti alleggerisci. Se lo lasci entrare, ritrovi la semplicità dell'essere. Ritrovi un contatto primario con la realtà. Se Gesù entra, tu ti svuoti. Non è vero che svuotandoti entra Dio. Bisognerà incontrare Gesù, avere una promessa di essere rivestito e salvato. E allora a quel punto ti spogli dei tuoi beni, ti alleggerisci, ti semplifichi. Perché tutto ciò che non ti serve ti rallenta, ti pesa. E ritrovi l'entusiasmo, che cosa così rara negli adulti ed è più frequente dei bambini. Ecco là che il testo termina con questo pieno di gioia, lo accolse in casa, pieno di gioia, forse una gioia ritrovata che aveva perduto. Vi racconto una piccola esperienza, l'avevo credo già condivisa anni fa. Ero a Firenze e un guasto ad una macchina di una amica carissima che stava venendo ad Arcetri nel nostro convento con la sua figliola Virginia, la macchina si fermò in salita. E niente, non ci fu più nulla, abbiamo dovuto attendere il carro attrezzi e semplicemente ci siamo fermati ad attendere tutto questo. Eravamo seduti su un muretto giramontino davanti a una bellissima veduta sulla città di Firenze e la piccola Virginia, mi ricordo, eravamo intrattenuti più o meno a parlare e a un certo punto mi fredda con una domanda e mi dice: Padre Gabriele, ma tu sei felice? E io ricordo ancora nitidamente l'imbarazzo, perché è una domanda non scontata, è una domanda impertinente, bellissima, che ancora ricordo evidentemente perché ti segnano, e domande che invece sono molto opportune, perché i giovani hanno bisogno di sentire e testare che cosa vuol dire la vita adulta, forse testare se ne vale la pena. O cercare anche degli adulti che siano almeno un po' imitabili, o non lo so. Comunque sta di fatto che, messo alla prova, risposi più o meno come potevo rispondere. La mia risposta non la ricordo, perché evidentemente non fu così calibrata, perché mi prese di sorpresa. Era molto più intelligente e sicuramente la domanda, e a quel punto mi ricordo, gli dissi: ma Virginia, perché mi domandi questo? E mi disse: sai, perché io di quarantenni felici ne ho incontrati pochi. Altra considerazione di quelle, un missile terra-aria praticamente, che ancora gira sulla Terra e colpirà qua anche qualcun altro d'ora in poi, ma certamente in quel momento tocca a me. E riguardo a questa felicità di cui abbiamo bisogno, legata alle cose semplici, felicità ritrovata quando si è adulti, dopo aver passato diverse battaglie, magari un po' segnati, feriti dalle battaglie della vita, ecco, di questa felicità io vedo piena la vita di Zaccheo e vedo che in Gesù è la promessa di questa felicità. Allora, ricordando questa esperienza meravigliosa per qualsiasi età, ci rivolgiamo al Signore, proprio pregando e affidando la nostra giornata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Famiglia all'ascolto, amici carissimi, il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, cari amici, buona giornata. Il Signore vi accompagni
sulle strade della vita, condividiamo quest'oro del mattino e ritorniamoci quando possibile su questa parola evangelica. Vi abbraccio e benedico. Es Dios el que te habla, mas no cae.